avuto idea ambientale di tutto l'insieme del settore giovanile. Buongiorno, se vuoi. Buongiorno, buona domenica a tutti, anche ai genitori. E, beh, finalmente ripartiamo. Ripartiamo perché iniziamo gli allenamenti già da domani pomeriggio alle 6 al campo parrocchiale. Causa Covid, vi ricordo che non possiamo utilizzare ancora gli spogliatoi, per cui dovete arrivare al campo sportivo già con l'abbigliamento giusto per iniziare gli allenamenti. Gli allenamenti la prossima settimana li faremo lunedì, martedì e mercoledì, in accordo con l'allenatore Cosimo Servodio. Poi dalla settimana successiva faremo lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. Poi inizieranno una serie di amichevoli e poi il programma ve lo darà il vostro allenatore, intanto lunedì già per iniziare a conoscerli. Siamo partiti da un gruppo ristretto, siamo arrivati a oggi a un gruppo di 19 ragazzi che giocheranno negli allievi del Montebello, con la possibilità di arrivare a 20-21 tra lunedì e martedì, poi ci fermeremo col numero. Questo è il numero che avevo promesso anche ai dirigenti, un gruppo massimo di 22 ragazzi dove tutti hanno la possibilità di confrontarsi e di poter giocare. Io vi chiedo, come ho chiesto alle altre squadre, la serietà e l'impegno nei confronti della società, ma anche nei confronti di voi stessi e dei vostri genitori, che si mettono economicamente anche soldi per potervi fare uno sport e un'attività. Il calcio l'avete scelto voi, cerchiamo di tenere in alto il nome della società, del comune di Montebello e anche soprattutto delle vostre famiglie, perché poi siete voi quelli che portate fuori l'educazione e il rispetto. Rispetto per tutti sul campo, però dobbiamo pensare anche a noi stessi. Okay? Per cui io vi faccio un grosso in bocca al lupo, io sarò sempre presente e l'unica cosa che chiedo, e lo ripeto, educazione e rispetto, impegno e lavoro. Okay? Poi il divertimento viene da sé. Se voi portiamo avanti queste quattro, vedete che tutti quanti riuscite a divertirvi. Cercate di formare un buon gruppo che servirà sicuramente a superare i momenti di difficoltà. Un grosso in bocca al lupo, un buon inizio già da oggi che siete qua e vi lascio al vostro allenatore Cosimo Servodio. Volevo dirti il discorso dei ragazzi, bisogna dire chi è questa settimana. Ah, c'è, ecco, mi chiedo se c'è qualcuno che non è disponibile lunedì, martedì e mercoledì di voi, che è ancora in vacanza, in ferie. Io forse inizio da mercoledì. Tu inizi da mercoledì, va benissimo, gli altri ci siete. Martedì vabbè, ma sarebbe un giorno, lunedì mercoledì ci sarei, va benissimo, un gran numero ci siamo, per cui possiamo iniziare già dal lunedì, ok? Poi abbiamo gli altri. Ultimissima cosa, se mi dimentico, da mercoledì, giovedì e venerdì potete recarvi già in segreteria dalle 7:30 fino alle 8:30, c'è il segretario per il tesseramento. Cerchiamo di farlo velocemente perché altrimenti inizia il campionato e ci troviamo in federazione ancora ci devono dare tesserini come è capitato gli altri anni, per cui cerchiamo di accelerare e di fare subito il tesseramento. Ok? Grazie. Allora ragazzi, chi non mi conosce, mi chiamo Mister Cosimo Damiano Servodio, ho allenato per 35 anni, quindi vari settori, dai pulcini ai primi calci agli juniores, quindi problemi non ne ho, devo imparare a conoscervi e questa settimana magari, ecco, vedendo uno per volta la tecnica individuale, riesco almeno a capire anche a livello anche caratteriale di ognuno di voi. Quindi io ringrazio i genitori qui presenti, anche chi mi conosce e chi mi ha conosciuto oggi, mi conoscerà anche durante il campionato. Io sono una persona che eseguo comportamento di ognuno individuale, di ognuno di voi nello spogliatoio. Parte di là la partita, non sul campo, parte dallo spogliatoio. Spogliatoio unito, le partite si vincono. Spogliatoio che arriva la palla al compagno, no, perché noi facciamo tutti parte di una squadra, è molto bello. Io ringrazio anche i dirigenti che mi hanno, è felice per avermi confermato qui a Montebello, io sono contento di questa società perché io, sempre in passato ho visto che Montebello ha sempre fatto un buon settore giovanile. Quindi io ringrazio anche voi ragazzi che siete presenti qui e chi purtroppo per via delle ferie, perché le ferie sono necessarie
per staccare un po' la spina per tutti, no? Questo periodo del virus ha messo un po' in crisi non solo noi genitori, ma soprattutto voi ragazzi che avevate il divertimento dove scaricare a livello psicologico della scuola sul campo. E questo è stato tolto a tutti in generale, tutte le lezioni, che è dappertutto. Io ragazzi, adesso torniamo a noi, mi raccomando, l'impegno, che se si prende l'impegno, i genitori vostri pagano per voi, per farvi un campionato calcistico per voi, per divertirvi. Se poi uno di voi al papà, no, oggi non ci vado perché oggi non ho voglia, ragazzi, il calcio è un divertimento, dove ti diverti, non è che vieni qua perché a livello psicologico, proprio per scaricare a livello di tensione che si creano durante la scuola, perché la scuola si studia, vieni qua sul campo e vieni a rilassarti, a divertirti con i compagni, divertimento. Poi le partite, ragazzi, si vincono e si perdono. Se si perde lottando, io ci sto. Ma se si perde che andiamo lì in campo dando già vinto l'avversario, no, non esiste, ragazzi. Venite qua, divertitevi. Io non è che voglio il risultato per forza. Il risultato mio è crescere, ognuno di voi, la tecnica individuale. Se un ragazzo mi diventa bravo, io il campionato l'ho vinto già. Un ragazzo che non era capace della tecnica individuale sua, magari nel confronto dei compagni, il proprio compagno che è bravo deve mettere la bravura a disposizione dei compagni che hanno difficoltà a crescere e non pensare di dire io sono il migliore di tutti, io sono titolare, gioco sempre, il compagno no. Ragazzi, questa mentalità ci sono in tutte le squadre, in tutta la società. Ragazzi, la vostra età, queste sono le competizioni che hanno, però qua siamo per crescere, per divertirci. E se siamo qui vuol dire che vogliamo tutti affrontare il campionato, divertirci e avere la possibilità di svolgere un campionato. Non dico che dobbiamo vincere il campionato, però tutto nella di provarci. Ecco. Va bene ragazzi? Io sono contento di voi, anche questi e anche gli altri che non li conosco. Li conoscerò. Vieni, vieni Dani, vieni qua. Alcuni di voi conosco, altri li conoscerò durante gli allenamenti. Mi accorgo già caratterialmente di ognuno di voi, perché per un genitore conoscere il proprio figlio, i figli, eppure si fa fatica poi, perché ho anche io un figlio che adesso è in Spagna, con il Malaga adesso va in Francia, però conoscere il carattere dei figli già per un genitore si fa fatica, no? Perché non sai come prendere. Per un allenatore conoscere 22 ragazzi, il carattere di ognuno di voi è enorme. Quindi io dico ai genitori di non dargli i consigli tecnici che dà l'allenatore, le regole dà il mister. Se voi ascoltate l'allenatore e dagli spalti il genitore, loro non vogliono il vostro bene, vogliono, mi mandano in tilt, vogliono il vostro male. Perché è così, perché se il ragazzo ha già le direttive del mister, non può ascoltare anche il papà. No, ma tu devi andare di là, devi andare a retta al mister. No. Ragazzi, ascoltate, è quello che vi dice il mister. Anche perché dopo non sappiamo chi esonerare, il genitore o l'allenatore. Ecco, più facile che esonerare l'allenatore, che il genitore sta sempre sugli spalti lì, è quello che paga. Io mi metto fuori subito. Quindi io ragazzi, io non sono una persona che, sai, un comandante della caserma, non mi piace. Un allenatore deve essere elastico con tutti i ragazzi. Quindi siamo qui con una squadra e devo capire ognuno di voi se qualcosa che non va, mister, vieni, me lo dici. Io dirò la cosa a tutti, se è un rimprovero lo dirò a tutti, perché non voglio arrivare direttamente alla persona che ha sbagliato, in modo che arriva alla persona che ha sbagliato e si fa un esame di coscienza, guarda, io ho sbagliato, vado al mister, vado al compagno, scusami, che succede? Anche nella partita della tra di noi, un contrasto, mi sta bene che in allenamento si prende l'allenamento sul serio, come una gara della domenica. Uguale, deve essere così. Dall'allenamento parte già la partita della domenica. Va bene? Mi raccomando, il comportamento che è la cosa fondamentale. Ok? Chiaro? Ragazzi, io non aggiungo altro perché sono contento, vado avanti così con voi fino alla fine del campionato. Spero di vedervi e mi fermo qui perché Felice mi conosce bene. Io
ha già detto qualcosa felice. Ragazzi, io ho un programma, avevo previsto questa settimana piena, però mancano i vostri compagni, non sarebbe giusto che metà squadra e l'altra metà è in ferie, cosa vale a fare? Sì, facciamo qualcosa lunedì, faccio qualcosa di esercizio, di tecnica, perché sono 5 mesi che state fermi e capisco la situazione, e conoscervi anche a livello di carattere, non vedi niente uno o due giorni, ma strada facendo imparerò a conoscervi tutti. Apritevi col mister, che qualcuno che non si apre, io mi accorgo subito, già l'impatto quando vedo un ragazzo o con la testa bassa oppure... Allora dico, questo qua ha problemi, sta vedendo già, lui sta facendo la schermografia al mister, meglio io l'ho fatto già lui, va bene? Allora quindi venite qua ragazzi, ma non in senso buono ragazzi, va bene? Quindi ragazzi, mi raccomando, se prendiamo l'impegno, cerchiamo di essere tutti presenti. Se qualche problema a scuola, o ritardo i compiti, sul gruppo, oppure mister, oppure al responsabile, guarda che io ho problemi per il fatto dell'orario, abbiamo messo l'orario 18, poi confermiamo, da 18:30. Poi degli allenamenti settimanali, dei giorni dalle 18. Ecco, i giorni di allenamento, va bene? Va bene. Ok, poi confermiamo i giorni, ma l'orario dovrebbe essere quello lì, dalle 18 al campo, 18:30, si inizia alle 20. Oh no. Poi confermiamo. 19:30, un'ora e mezza. Quando iniziano gli allenamenti è un'ora e mezza, adesso puoi fare 2 ore. 2 ore. Vabbè, noi diciamo 18:30 alle 20, se iniziamo gli allenamenti. Sì. Oh no. Sarebbe giusto, vero? Ecco, capito? L'orario giusto dalle 18 al campo, perché in modo che loro pomeriggio devono studiare, studiano, arrivano qua tranquillamente, qualcuno deve recuperare qualcosa, avvisa, vengo 4 ore, 20 minuti più tardi, però che non diventa un vizio, magari la scusa allenamento, sto giocando alla PlayStation, ecco, perché l'ho visto mio figlio, adesso ho attaccato mio figlio, per fortuna, meno male, perché il calcio lì è impegnativo, lì sto lasciando. Quindi ragazzi, mi raccomando, ecco, ascoltiamo di più i genitori, perché un genitore può avere il bene del figlio, non il male del figlio. Lo do io il consiglio a mio figlio, penso che i vostri genitori, se sono qui, vi scrivono a una scuola calcio, è per voi, va bene? Non è che vengono là, ma mio figlio là, lo scarico, pago lì, no, lo fanno per voi, per darvi un avvenire, perché non tutti diventano campioni, eh? Uno su 1000 ce la fa. Chissà, uno di questi qua va avanti, no, Todic? Vero? Va bene, ragazzi, non aggiungo altro, mi raccomando. Questo... Allora, una comunicazione importante, poi verrà dato comunque un regolamento prima dell'inizio del campionato, appunto di stilarlo, di passarlo alla società, di avere la conferma, poi verrà dato e sottoscritto da tutti quanti voi, anche dai genitori. È una cosa importante che ci tengo, ci tiene la società, ci tengono i genitori, gli allenatori, i dirigenti. Non vogliamo squalifiche per cose inutili, soprattutto bestemmie, perché se uno, faccio un esempio, prende una squalifica per bestemmia di 2 giornate, ne sconterà dopo 3, perché un altro raggiungeremo noi come società. Vediamo persone serie, perché prendere una squalifica per una bestemmia, un'espulsione o per un fallo di reazione non si fa altro che un danno alla propria squadra, lasciare i compagni indietro. Qui ve lo dico prima, l'educazione è prima di tutto. Su quello non si sollova. Verrà aggiunto qualcosa alla squalifica che prenderete dalla federazione. Per cui noi vi daremo un regolamento che voi sottoscriverete dopo come comportarvi. È chiaro per tutti. Allora ragazzi, scusate, la cosa importante che adesso ricordando. L'arbitro risponde male, va le provocazioni dell'avversario. Ragazzi, in campo i calci si prendono e si danno, ma non la posizione che costa per giornata squalifica. Mi è capitato un ragazzo, loro lo sanno, e io gli ho detto, per me tu puoi stare a casa altre settimane. Ma visto, ma io mi sto allenando, no. Quando imparerai a tenere la lingua a posto, allora andiamo d'accordo. Le bestemmie aumentano i giri di campo.
ti bestemmia in casa, in allenamento. O no, è vero? Mi confermi? Ok? Io sono cattolico, ragazzi, mi spiace, qua l'usanza vostra qui è la parola, meglio la parola d'ordine. Che senso? Dio. Ah, no. Allora io, ragazzi, non ve la prendete, io non posso sentire nominare il nome di Dio sul campo. Quindi, facciamo allenamenti, mi raccomando, bestemmie e nominare il nome di Dio oppure reagire verso l'avversario. Assolutamente, la partita si vince sul campo, tenete le mani a posto, lasciate di qua entra, di qua esce l'avversario, fate di quello che volete. Troverete sempre quelli là che cercheranno di mamma giocare. Mia! Lasciate riprendere, ragazzi. Cercate di giocare tranquillamente, con serenità, lasciate perdere le mani. Adesso vi lasceremo liberi anche noi, se non avete. Devo dire due cose io. Lascio la parola al segretario. Allora, per i nuovi, domani arriverete là dove c'è quel cancello là, quindi girerete qui intorno al palazzetto e si arriva là. Se c'è del materiale da portare, l'allenatore vi consegnerà, seguirete il marciapiede dietro quella rete verde. Siccome là stanno facendo, costruendo la palestra nuova, dovrete andare dietro, c'è un passaggio pedonale dietro quella mura, all'altezza di quella porta c'è un cancelletto lì e farete l'accesso al campo parrocchiale per l'allenamento. Per i nuovi invece consegno questo documento che serve per fare la richiesta in comune del certificato di residenza sotto famiglia che servirà per il pensionamento. Le righe, è una parola. Beh, rompiamo se no... le righe e vi lasciamo con la mia allora. Ragazzi, uno che spero che non abbia preso.